La Serbian Dancing Lady è ritornata per farci paura nel suo nuovo gioco. E mentre giocavo sentivo delle presenze dietro di me. Penso che fosse il suo spirito o qualcosa del genere. Infatti lei ci ha intrappolato in questa casa e il nostro obiettivo è riuscire ovviamente a scappare vivi. La parte 2 è nei commenti. Porca puzzarda, aiuto! Credo che ci sia la Serbian Dancing Lady in casa mia. Sto andando. Ma che caspita mi è successo? Oh mio Dio, ragazzi, avete sentito? Ma che caspita è successo alla mia voce? Va bene, la smetto di morirmi la voce. Credo che siamo in mezzo ad una foresta. Siamo dentro la casa della Serbian Dancing Lady. No, è lei. Sì, ho capito, ma sono appena spawnato e già sta qua, mi uccide. Ma yo, ma che caspita stai facendo? Ma ti svegli fuori? Cioè, ti sembro uno che fa le cose così a ca... Allora tu adesso mi chiedi scusa! Scusa proprio! Allora, andiamo avanti, su, che adesso non abbiamo tempo da perdere. Questa brutta vacca che non è altro, dobbiamo assolutamente sconfiggerla. Scusate un attimo, perché credo di avere io, di impazzire io. Ha murato per caso la porta? Ho riavviato il tutto. Stiamo attenti. E dobbiamo entrare in tutte le stanze e dobbiamo uscircene da questa casa, perché lei ci ha catturato. Vedete, quella è la porta d'uscita. Da lì si può uscire. Adesso io mi posso anche avvicinare per farvi vedere meglio. Ok, proprio questa. Però qua io non vorrei mai essere murato di nuovo dentro casa, anche perché se no non so proprio per niente come uscire. Come vedete è completamente maledetta questa casa, perché ci sono gli occhi che si illuminano nelle foto, cose strane. Peraltro mi sa che voi vedete molto meglio. Aspettate, io so fare una cosa. Ok, apro anche questa porta, così almeno tutte le porte sono aperte. Mio brillo, che spavento. Mio Dio, non ti prego, però non mi fare di nuovo che sono murato dentro. Ti prego, ti imploro, non mi murare dentro, perché sennò non so come uscircene. Mimene. Chiaro. Vabbè, dai, proviamo ad uscire, dai. Adesso, senza... no, niente, ha murato dentro. Allora. Oh, wow, sto rompendo, vedete? Guardate, per fortuna, quella vecchia della Dancing Lady, non ci ha pensato a questo coso, se l'è scordato. Adesso però io lo faccio vedere io. Allora, devo buttare giù la pietra, senza far troppo rumore. Via, via, ho paura che arrivi, porca puzzarda! No, io. No, me ne sto scappando via. La Serbian Dancing Lady voleva prendermi e farmi fuori e non ce l'ha fatta, perché non ce la può fare contro Dunis. Adesso però vediamo di uscircene da qua, perché non ho il coraggio, però devo comunque uscirmene. Allora, qui vedo, cos'è questa cosa, un'antenna per caso? Allora, questa antenna la posso prendere? Qua ci sono delle latine per terra che se noi le calpestiamo lei ci sente. E ricordiamoci che lei ci può sentire ovunque noi facciamo rumore. Quindi se lanciamo per terra una cosa, la Dancing Lady ci può sentire e ci può venire a prendere. E ricordiamocelo anche che io ce l'ho in casa, e purtroppo. Allora, penso, immagino, poi non ne sono proprio certo, però suppongo proprio che quella fosse la Dancing Lady. Adesso, io sono di nuovo in giardino. Allora, ci sono un po' di cose che in effetti non so. Vorrei in effetti scapparmene da questo posto, sarebbe utile, ecco. Però adesso ho fatto rumore. Non vorrei ritrovarmela qua davanti, anche perché se me la ritrovo qua davanti io urlo. Allora, qua c'è la tanica. Con la macchina si può scappare, però mannaggia a me se faccio questi rumoracci che lei mi sente. Avete visto che ha messo la trappola, ma l'ha messo apposta lei. No, per favore, no, avete sentito, c'erano rumori brutti. Che belle foto che ha la Dancing Lady comunque qua su, in giro, no? Veramente bellissime foto. Vabbè, dai, io direi di mettermi qua seduto. Ma scusate, ma questa invece che cos'è? Forse questo è tipo... Ecco perché è diventata così. No, vedete, forse qua possiamo capire meglio della storia della Dancing Lady. Casa sua in effetti non ci ho pensato. Ma ora che ci penso, potrebbe essere un ricettacolo di tante cose brutte che sono successe lì dentro. Perché la Dancing Lady sia così cattiva. Sentite, facciamo così. Andiamo in garage per adesso, perché abbiamo la benzina per poterci scappare con la macchina, ok? Oh, andiamo, forza. Non so come ci si arriva, però. No. Io. Allora, stai, vai via. No, raga, io mi cago addosso. Io mi infarto tutto, mi sto infartuando. Ok, c'è anche una ruota. Abbiamo trovato una ruota. Avete visto il lato positivo? È lì, porca vacchettona. No, a me non interessa, io vado così. Non mi interessa se mi sente, non mi interessa proprio.
Adesso vado da questa parte. Ah, cacchio. Non dovevamo farlo, mi sa, non dovevamo farlo. Non dovevo... Raga, ci ha sentiti, adesso arriva qua e ci ammazza. Mi sa che arriva qua e ci ammazza, tipo. Avete visto? È lì, raga. È lì da qualche parte, ne sono certo. Ma dove caspita è finita? Ma, scusate, ma io ho una faccia che è veramente sconvolta e traumatizzata. Perché non so dove cazzo è finita, perché io l'ho vista, è lì. O è buggato tutto, ma secondo me è lì. Allora, la macchina è tutta distrutta, come faccio a scappare con questa macchina? Me lo spiegate? Non posso scapparmene se c'è questa macchina. La vedo dura così. Allora, facciamo... Ah, posso mettere... Ok, posso mettere... Almeno questo posso metterlo, però praticamente devo sistemare tutto il resto della mia macchina. Vedete, adesso stiamo mettendo un sacco di litri. Sì, continua a mettere, tanto chi se ne frega. Tutta quanta, così almeno sappiamo che non ci finisce. Ora, adesso, tecnicamente, quello che dobbiamo fare è prendere altri pezzi della macchina. E qua probabilmente ce ne sono anche altri pezzi da qualche parte. Tipo, cos'è che ci manca? Tipo il bagagliaio. Ma non c'è, non è nemmeno necessario. Abbiamo però bisogno di una ruota. Non lo so, perché io pensavo, magari c'è un modo per poterlo disinnescare. Spero, mi auguro. Perché sennò veramente è un casino ogni volta che veniamo qua. Cioè, se no non possiamo scapparcene con la macchina. No, vedete, non riescono, non fa. Cacchio. Magari scappando. No. Raga, mi stai inseguendo? Brutta. Mamma quanto è brutta. Sentite come rutta dietro. Brutta tantissimo. Ma noi siamo più furbi. E ce ne andiamo qua. Lei non ci prende perché è stupida. Non riesce ad abbassarsi. Vedete? È stupidissima. Non riesce ad abbassarsi quella vecchia. Che non è altro che continua a ballare. A fare. Allora, qua vedo che ci sono delle cose. Ricordiamoci, ogni cosa può nascondere dei misteri. Che ci possono aiutare a scappare da questa casa, che è fondamentale scapparcene. Sapete perché? Perché non vogliamo essere uccisi dalla Dancing Lady. Mi sembra un motivo più che sufficiente questo. Il voler scappare dalla Dancing Lady. Non vogliamo essere uccisi, quindi adesso io direi di prenderci questa ruota. Ok. Però la ruota mi fa andare più piano, no? Questo. Com'è che si fa a lasciare volendo? No, raga, aiuto. Come si fa a lasciare giù? Mi sta venendo l'iperventilazione. L'attacco di panico. No, non riesco. Come faccio? Ah, ok, perfetto. Con la F. Ok, sì, perfetto. Basta lanciarla giù, che poi può arrivare la Dancing Lady e farci male. Allora, cerchiamo di saltare appena è possibile. Niente, ovviamente. Certo, ci vanno senti far sentire noi. Certo. Porca! No. Perché? Perché è così brutta? Eh no, adesso è pure. Ovviamente la porta non si apre, però un modo ci sarà, tipo non riesco ad arrivare lì, magari con qualcosa. Ah, concordo. Questo ad esempio è scazzato e vabbè, avete capito. Con una delle rocce è possibile romperla, vero? Perfetto, così. Ok. Oh, perfetto, ce l'ho fatta. Allora, siamo riusciti ad uscire da qua. Adesso come facciamo a Sì, però ho capito, non può stare qua. Ok, vediamo magari di nuovo qua. Speriamo che non sia qua. Ovviamente ha cagato una trappola. Ci mancherebbe altro. Come fai a... Ovviamente sei la Dancing Lady, certo che devi fare la trappola. Ah. What? No, ho fatto rumore. Non dovevo. E invece l'ho fatto. Mi sa che adesso arriverà lei, eh. Lo sapevo. Perché, porca puzzarda? Per quale motivo l'ho fatto? Perché l'ho fatto? No, via. Ok, ce ne dobbiamo scappare. Con tutta la più tranquillità del mondo, raga. Che qua dobbiamo essere proprio perspicaci per potercene scappare il più efficientemente possibile. Vedete, ce l'ho fatta. Cerchiamo quando ci sono le situazioni dove è pauroso tutto quanto. Devi sempre trovare il coraggio per poter essere sicuro, senza spaventarti. Se no, poi dopo potresti combinare troppi casini. Ma ci sta la paura, ci sta la paura. Ok, lo sto mettendo la ruota. Sì, perfetto.